in questo video. Ma state male? Ma che avete fatto? Sì. Oh cavolo raga, ho tirato un calzino, non funziona più. Ma sto vedendo bene? Ma che fai, un piastro? Oddio reggi, ma papà, ho caio al bambino. Mazza papà, quanto pesi. Ecco la tachipirina, ma grazie. Oddio, mi sento morire. Io non posso star male, non posso, raga, non mi posso sentire male. Chiama l'ambulanza. Papà, mamma, state male, ma che avete fatto? Sì. Oh cavolo, amici, adesso dovremmo fare tutto noi. Emily, mi dai una mano, vero? Sì, certo. Poveri piccoli. Ok. Come prima cosa, mi sa che dobbiamo misurare la febbre? Sì, giusto. Raga, adesso dobbiamo prendere il termometro. Dov'è? Non lo so, lo vado a cercare. Il termometro. Dove sarà? Inizia a cercare qua, va. Oddio, raga, qua non c'è. Scusa? Ma sto vedendo bene? Ma che fai, un piastro? Come che faccio? Cerco il termometro! Ma te lo cerchi dentro l'armadio il termometro? Lo cerco io! Allora ragazzi, Baio e Luigi sta per le medicine, ma io non ci arrivo, che ti prendo la sedia. E comunque non capisco come fa ad essere mio fratello così imbabito. Pensate, io sto andando a cercare pure dentro al cassetto dei calzini. Non ho parole. Mamma mia, papino, ecco qui il termometro. Grazie piccolo, grazie. Però ascolta la mamma. Kevin, Emily, chiamate chiamate la nonna al cellulare e gli dite se può scendere lei, perché come fate voi a prendervi cura di noi? Dai, chiama la nonna. Ambulanza, ambulanza. Ma con l'ambulanza? Ok. Dio, speriamo che risponde. Dai, nonna! Dai. Come risponde? Pronto? Nonna, ci stanno mamma e papà che non si sentono bene. Vieni giù a dargli una mano. Oh Stella, come faccio? Noi non siamo a Roma, siamo a fare un weekend fuori. E come si fa? Ok, va bene, ci pensiamo noi. Porca miseria. Ciao amore. Ciao. Oh no. Se non stanno a Roma, come facciamo? Devono fare veramente tutto loro. Oddio raga, poverini, mi dispiace tantissimo. Niente raga, tocca farla a noi. Intanto Emily, tu vai a fare una tisana calda per mamma, io intanto okay. Vado a rifare i letti. Raga, adesso facciamo una bella tisana per mamma e papà. Oddio, si vede che non sta bene, che disastro. Queste aperta. Ecco fatta e pronta. Adesso la portiamo a papà e mamma. Oddio. Amore, grazie. Grazie a papà. Meno male, ci voleva proprio una cosa calda, raga. Non riesco a parlare per il dolore. Oddio. Mi sento fuori, raga. La chiamata ambulanza. Amici, io non ho mai rifatto il letto. Adesso ci provo, vediamo come mi viene. Allora, prima devo tirare il lenzuolo bianco e poi devo mettere il lenzuolo blu. Dovrebbe essere così. Quindi mettiamo così, poi un po' messo male, mamma mia, non so proprio buona rifare i letti. Ecco, andiamo dall'altro lato, vediamo un po' come ci verrà. Ok, ecco fatto, letto rifatto, scrivete il voto nei commenti. Ok Emily, sento che ce la possiamo fare. Prima di tutto ci dobbiamo dividere i compiti. Tu vai a
preparare da mangiare a mamma e papà. Va bene. E io faccio tutto il resto. Vado. Allora, raga, io preparo la pasta e mettiamo l'acqua. Riempiamo fino a metà. Ecco qua. Adesso provo ad accendere il gas. E adesso aspettiamo che bolle. Farò la pasta con le zucchine, visto che sono già pronte, e me ne approfitto. Vabbè, fammi passare il folletto, che c'è sta un casino qua dentro. Allora, vediamo come si fa. Raga, io non ce so buono. Vediamo. Oddio, ce l'ho fatta, che miracolo. Allora, adesso dobbiamo collegare sta roba. Ok, eccola, facile. Oddio, raga, è impossibile però fa cose senza mamma e papà, non si può fare. Oddio, Kevin, statti calmo, bastava solo levarlo. Adesso rilassati e fammi cucinare in saltapace. Ok, adesso visto che l'acqua bolle, mettiamo la pasta. Oh, papà. Adesso aspettiamo che bolle. Anche se secondo me è un po' poca per tutte e due. Ehi! Sì? Papà, dammi la mano ad andare al bagno, ciao! Ok! Io reggi, ma papà, che arriva al bagno! Mazza, papà, quanto pesi! Scusa, papà, vogliamo, non ce la faccio più! Raga, sto davvero male. Adesso vediamo a quanto ho la febbre. Non ci voleva proprio. 38,2. Ma è tantissimo. Kevin, vieni. Ma oddio, ma pure lei mi chiama, raga. Papà, chiamami quando hai fatto. Dimmi, mamma. Amore di mamma, scusa. Mi devi fare un favore, c'ho 38. Mi devi prendere una tachipirina. Ok, vado. Ok, raga, proviamo a prenderla. Allora, qua si deve saltare, però. Perfetto, andiamo in là. Ecco la tachipirina, ma... grazie, grazie mille. Adesso la prendo subito. Kevin! Ho fatto! Oddio, raga, papà, arrivo! Eccomi, papà! Dai, andiamo! Andiamo un più, la reggi, papà. Grazie, papà. Oddio, raga, speriamo che guariscono. Troppo. La pasta è cotta anche troppo. Adesso mettiamo la pasta nelle zucchine. Lo so che potevo fare anche con lo scolapasta, ma ho paura di bruciarmi. Perfetto, l'aspetto non è dei migliori, ma però va bene lo stesso. Adesso mettiamolo nei piatti. Mamma, papà, è pronto? Grazie, amore. Ma lo sai che ho preso la tachipirina e sto meglio? Guarda, io sto peggio. Ma tu l'hai misurata la febbre? No, no. Me lo passi il termometro? Non male. Cosa, misurala? Oddio, non ci credo, ragazzi, sto meglio. Tieni. Nel frattempo io assaggio la pasta, mi è venuta fame. Vediamo com'è. Brava, Emily. Oddio, ma sei così male. Oddio, sto male, male che ho un braccio. Eppure non scotti. Oddio, vediamo la febbre. Quanto ce l'ho? Ragazzi, a 37,1. Oddio, 37,1. Supero di un grado, oddio, sono... Oddio, ma perché gli uomini sono così? Dai, fammi alzare che comincio a dare una sistemata. Chiama l'ambulanza. Mamma, stai meglio! Sì, amore, la mamma sta meglio. Io ho rifatto il letto. Io ho cucinato. E io ho passato il folletto. Amori, siete stati davvero bravissimi. Meno male che mi sento meglio, ma devo dire la verità, senza di voi non sarei riuscita a fare proprio un bel niente. Date un super abbraccio alla mamma. Ragazzi, ma vogliamo parlare di papà Daniele che sta buttato sul divano come se ci avesse non so cosa? Vi pare normale?
Ecco qua la situazione, ragazzi. Daniele è veramente incorreggibile, come tutti gli uomini. Allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale e condividete questo video con tutti gli uomini, soprattutto. Un bacione da tutti noi. Al prossimo video.